Messaggio per la Quaresima, anno della fede 2013, quasi un testamento del nostro amato Santo Padre Benedetto XVI. Credere nella carità suscita carità. Abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Cari fratelli e sorelle, la celebrazione della Quaresima nel contesto dell'anno della fede ci offre una preziosa occasione per meditare sul rapporto tra fede e carità, tra il credere in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, e l'amore che è frutto dell'azione dello Spirito Santo e ci guida in un cammino di dedizione verso Dio e verso gli altri. La fede come risposta all'amore di Dio. Già nella mia prima enciclica ho offerto qualche elemento per cogliere lo stretto legame tra queste due virtù teologali, la fede e la carità. Partendo dalle fondamentali affermazioni dell'Apostolo Giovanni, abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi, ricordavo che all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Siccome Dio ci ha amati per primo, l'amore adesso non è più solo un comandamento, ma è la risposta al dono dell'amore col quale Dio ci viene incontro. La fede costituisce quella personale adesione che include tutte le nostre facoltà alla rivelazione dell'amore gratuito e appassionato che Dio ha per noi e che si manifesta pienamente in Gesù Cristo. L'incontro con Dio amore, che chiama in causa non solo il cuore, ma anche l'intelletto. Il riconoscimento del Dio vivente è una via verso l'amore e il sì della nostra volontà alla sua unisce intelletto, volontà e sentimento nell'atto totalizzante dell'amore. Questo però è un processo che rimane continuamente in cammino. L'amore non è mai concluso e completato. Da qui deriva per tutti i cristiani e in particolare per gli operatori della carità la necessità della fede, di quell'incontro con Dio in Cristo che susciti in loro l'amore e apra il loro animo all'altro, così che per loro l'amore del prossimo non sia più un comandamento imposto, per così dire, dall'esterno, ma una conseguenza derivante dalla loro fede che diventa operante nell'amore. La fede ci mostra il Dio che ha dato il suo Figlio per noi e suscita così in noi la vittoriosa certezza che è proprio vero, Dio è amore. La fede che prende coscienza dell'amore di Dio rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù sulla croce suscita a sua volta l'amore. Esso è la luce, in fondo l'unica, che rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire. Tutto ciò ci fa capire come il principale atteggiamento distintivo dei cristiani sia proprio l'amore fondato sulla fede e da essa plasmato. Tutta la vita cristiana è un rispondere all'amore di Dio. La prima risposta è appunto la fede come accoglienza piena di stupore e gratitudine di un'inaudita iniziativa divina che ci precede e ci sollecita. E il sì della fede segna l'inizio di una luminosa storia di amicizia con il Signore che riempie e dà senso pieno a tutta la nostra esistenza. Dio però non si accontenta che noi accogliamo il suo amore gratuito. Egli non si limita ad amarci, ma vuole attirarci a sé, trasformarci in modo così profondo da portarci a dire con San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quando noi lasciamo spazio all'amore di Dio, siamo resi simili a Lui, partecipi della sua stessa carità. Aprirci al suo amore significa lasciare che Egli viva in noi e ci porti ad amare con Lui, in Lui e come Lui. Solo allora la nostra fede diventa veramente operosa per mezzo della carità.
ed egli prende dimora in noi. La fede è conoscere la verità e aderirvi, e la carità è camminare nella verità. Con la fede si entra nell'amicizia con il Signore, con la carità si vive e si coltiva questa amicizia. La fede ci fa accogliere il comandamento del Signore Maestro, la carità ci dona la beatitudine di metterlo in pratica. Nella fede siamo generati come figli di Dio, la carità ci fa perseverare concretamente nella figliolanza divina, portando il frutto dello Spirito Santo. La fede ci fa riconoscere i doni che il Dio buono e generoso ci affida, la carità li fa fruttificare. L'indissolubile intreccio tra fede e carità. Alla luce di quanto detto, risulta chiaro che non possiamo mai separare o addirittura opporre fede e carità. Queste due virtù teologali sono intimamente unite ed è fuorviante vedere tra di esse un contrasto o una dialettica. Da un lato, infatti, è limitante l'atteggiamento di chi mette in modo così forte l'accento sulla priorità e la decisività della fede, da sottovalutare e quasi disprezzare le concrete opere della carità e ridurre questa a generico umanitarismo. Dall'altro, però, è altrettanto limitante sostenere un'esagerata supremazia della carità e della sua operosità, pensando che le opere sostituiscano la fede. Per una sana vita spirituale è necessario rifuggire sia dal fideismo che dall'attivismo moralista. L'esistenza cristiana consiste in un continuo salire il monte dell'incontro con Dio, per poi ridiscendere portando l'amore e la forza che ne derivano, in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio. Nella Chiesa, contemplazione e azione, simboleggiate in certo qual modo dalle figure evangeliche delle sorelle Marta e Maria, devono coesistere e integrarsi. La priorità spetta sempre al rapporto con Dio e la vera condivisione evangelica deve radicarsi nella fede. Talvolta si tende infatti a circoscrivere il termine carità alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario. È importante, invece, ricordare che massima opera di carità è proprio l'evangelizzazione, ossia il servizio della parola. Non v'è azione più benefica, quindi caritatevole verso il prossimo, che spezzare il pane della parola di Dio, renderlo partecipe della buona notizia del Vangelo, introdurlo nel rapporto con Dio. L'evangelizzazione è la più alta integrale promozione della persona umana. Il rapporto che esiste tra queste due virtù è analogo a quello tra due sacramenti fondamentali della Chiesa, il battesimo e l'Eucaristia. Il battesimo, sacramentum fidei, precede l'Eucaristia, sacramentum caritatis, ma è orientato ad essa, che costituisce la pienezza del cammino cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela genuina solo se è coronata da essa. Tutto parte dall'umile accoglienza della fede, il sapersi amati da Dio, ma deve giungere alla verità della carità, il saper amare Dio al prossimo, che rimane per sempre come compimento di tutte le virtù. Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima, in cui ci prepariamo a celebrare l'evento della croce e della risurrezione, nel quale l'amore di Dio ha redento il mondo e illuminato la storia, auguro a tutti voi di vivere questo tempo prezioso ravvivando la fede in Gesù Cristo, per entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre e verso ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita. Per questo elevo la mia preghiera a Dio, mentre invoco su ciascuno e su ogni comunità la benedizione del Signore. Cari amici, abbiamo definito un testamento le parole di Benedetto XVI nel suo messaggio per la Quaresima,
in questo anno della fede, perché ci sembra di cogliere in esso i cardini principali per l'autentico cristianesimo, le due virtù principali, fede e carità, che non possono essere mai disgiunte. Insieme alla terza virtù teologale, la speranza, auspichiamo per tutti